Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso porteremo Gesù in processione e pregheremo per la pace del mondo. Oggi si discute molto, si chiacchiera molto, ma si prega poco. Purtroppo la pace è in mano a quelli che non sono poi tanto vicini a Dio. La pace, che è un bene universale, è in mano a coloro che non credono che sia un dono di Dio la pace e non lo domandano a Dio, lo mandiamo da noi. Egli si può servire degli uomini per ridonare alla pace, però per questi uomini nelle cui mani è la pace del mondo, il mondo che geme deve pregare. Preghiamo allora in questa santa processione per Clinton. Tutti chiacchierano di lui, ma pochi pregano per lui, perché sia un uomo saggio. Preghiamo per Misolevic. Chi ne parla bene, chi ne parla male, ma pochi pregano per lui. Preghiamo il Signore per lui. Preghiamo il Signore per Yeltsin, capo della Russia, perché sia un uomo saggio. Signore, noi ti preghiamo per questi uomini, nelle cui mani la sorte dell'umanità. Da loro il dono della saggezza, da loro il dono del buonsenso. Fa che l'amore per l'umanità trionfi loro e metta da parte qualunque altro motivo che sia inferiore. Fa che metta da parte gli interessi umani e siano guidati dalla tua luce nelle risoluzioni che debbono prendere per il bene degli uomini. Signore, Re della pace, mentre oggi si gioca la pace in campo politico, ti chiediamo, Signore, tu che hai nelle mani le menti e i cuori degli uomini, di ispirare sentimenti buoni, venti di pace in questi uomini che gestiscono la sorte del mondo. Ti chiediamo, Signore, che prevalga la saggezza sull'insipienza, che prevalga l'amore sull'odio, che prevalga la vita sulla morte. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, in questi giorni il Signore in diversi luoghi
in diversi momenti di preghiera richiama la nostra attenzione sulla fede. Voi credete ancora? È vera la vostra fede? E giù tanti testi in cui il Signore, sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo Testamento, ci richiama la fede in Lui come il sostegno della vita. Il mio giusto vive di fede. Quando qualche cosa viene annunziata e ancora non si avvera, attendi, attendi, perché la parola del Signore, una volta che è scoccata dalla sua bocca, si avvererà. Il mio giusto vive di fede ed è in questa attesa che la parola di Dio si realizzi. In attesa del suo Signore, contro tutti gli eventi umani, le apparenze umane, noi come l'agricoltore dobbiamo attendere che col tempo maturi il raccolto e viviamo sempre della speranza, perché la terra è buona, la semente è buona e prima o dopo raccoglieremo i frutti. L'agricoltore spera sempre, l'agricoltore è lì, in attesa che il frutto possa essere raccolto ed egli possa nutrirsi del frutto della terra. Fratelli e sorelle, oggi viene scossa la nostra fede da dottrine erronee e dalla seduzione del mondo. A livello mentale e a livello così morale, noi siamo attaccati nella fede. Cioè viene scossa la nostra fede in colui che è il Signore e regola la vita del mondo. Viene scossa la nostra fede nella pratica della vita. Dio è lontano, Dio non si vede, possiamo anche fare come fanno gli altri. In tante e tante maniere è attaccata la fede. Ecco perché qui noi dobbiamo chiedere al Signore di purificare la nostra fede dalle incrostazioni che tante volte non fanno vedere la fede, che tante volte impediscono alla fede di svilupparsi, la fede che appunto ha come oggetto Dio, un trino, la fede che si fonda sulla parola di Dio, la fede che contempla le cose che non si vedono ed è fondamento delle cose che noi speriamo. È questa fede che noi dobbiamo coltivare dentro il nostro cuore. E dobbiamo chiedere al Signore la purificazione delle motivazioni di fede. Tante volte noi crediamo o cerchiamo di credere perché speriamo per noi che attraverso la fede tutto ci vada meglio. Non è questa la fede. La fede è fondata non su un interesse umano, ma è fondata sulla parola di Dio, che è sempre la stessa. Chiediamo al Signore la purificazione delle motivazioni. Che ci vengono così da ogni parte, dal mondo politico in cui noi viviamo, dal mondo del commercio in cui noi ci troviamo, dal mondo così familiare in cui noi viviamo. Siamo attaccati dalla fede. Però il mio
noi diciamo che il cristiano è un fedele, carissimi fedeli, ci chiediamo fedeli appunto perché crediamo. O Signore Gesù, purifica la nostra fede. Tu domandavi, prima di operare un miracolo, domandavi se aveva fede, e quando aveva operato un miracolo, tu dicevi, la tua fede ti ha salvato, perché la fede che ottiene, e per la fede che noi piacciamo a Dio, cioè ci apriamo a Dio. O Signore, io ti chiedo questa mattina di aprirci tutti a Te, attraverso questo canale della fede, perché è attraverso la fede che la Tua luce, la Tua forza e la Tua vita scende su di noi. O Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, Tuoi fedeli, aspersi di questa fonte di purificazione, otteniamo la crescita della fede con il perdono dei nostri peccati e la difesa della fede dalle insidie del maligno. Dacci il dono della Tua protezione, perché noi che siamo minacciati possiamo resistere nel momento dell'attacco. Signore, nella Tua misericordia, donaci una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi di ogni pericolo possiamo venire a Te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, a quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza e tutti noi potremo cantare alleluia, alleluia. Sentire gioia e letizia e
e sgorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e rinnova in noi la vita. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire la sorgente dell'acqua viva, purifica la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, nel giorno immemoriale della risurrezione. Benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo della grazia della prima Pasqua, nel battesimo, per Cristo nostro Signore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Padre, che nella tua immensa bontà estende a tutti i popoli il dono della fede, guarda i tuoi figli d'elezione, perché coloro che non sono rinati nel battesimo ricevono la veste candida della vita immortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e popolani, rimanevano stupefatti, riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù. Quando poi videro in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano cosa rispondere. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra di loro, dicendo: «Che dobbiamo fare a questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché la cosa non si divulghi di più fra il popolo, diffidiamoli dal parlare più ad alcuno in nome di lui». E richiamateli, ordinarono loro di non parlare assolutamente, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito.
Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivi per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Parola di Dio. Fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato,
Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi udito che era vivo ed essere stato visto da lei non vollero credere. Dopo ciò apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Signore Gesù, io bacio il Vangelo, io bacio la Tua parola, perché la Tua parola è parola di verità. E chiunque riceve la Tua parola vive, chi non riceve la Tua parola non vive, perché la Tua parola è la vita. Beato chi riceve la parola del Signore e crede alla parola, perché si realizzeranno in queste persone tutte quelle cose che Dio ha detto. Beata te che hai creduto, perché si sono adempiute in te le promesse del Signore, diceva Elisabetta a Maria. O Maria, madre della fede, tu hai creduto, si sono realizzate in te tutte le promesse del Vecchio Testamento, la promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. O Maria, madre della fede, ti preghiamo in questo momento di chiedere al Signore che aumenti la nostra fede, perché nella fede è la salvezza nostra e la salvezza del mondo. O Gesù, tu dicesti: quando verrà il Figlio dell'uomo sulla terra, credete ancora che troverà la fede? La risposta era negativa, non troverà la fede. E noi viviamo in un mondo in cui la fede vien meno, e vien meno non tanto nei lontani quanto nei vicini. Si restringe il numero dei credenti, di coloro che credono fermamente nella parola del Signore e vivono conseguentemente alla loro fede. Gesù, questa mattina ci vuole richiamare alla fede pura, la fede che non si alimenta di evidenze, di interventi di Dio che possono così
dirci che Lui è presente in mezzo a noi con le sue opere, ma la fede si alimenta unicamente sulla parola. Cioè la fede non deve essere confermata da ciò che noi possiamo vedere, non si alimenta di evidenze, non si alimenta di constatazioni, ma si alimenta di parola, della parola del Signore. Perché tante volte la fede nostra viene messa così in difficoltà perché non constatiamo che la parola di Dio sia avverata, soprattutto perché misuriamo la bontà di Dio, l'esistenza stessa di Dio, dal bene che noi abbiamo nell'aver creduto. Abbiamo creduto, abbiamo sperato nel Signore, eppure constatiamo che nonostante che abbiamo creduto e abbiamo sperato, noi continuiamo in una vita in cui sembra che il Signore sia assente. Viviamo una vita grama, una vita dura, una vita distente, una vita in cui dobbiamo combattere continuamente. E che ci serve allora la nostra fede? Che ci serve allora la nostra speranza? Ma la fede non si alimenta di ciò che noi alimenta della parola di Dio. Si alimenta di ciò che noi non vediamo, si alimenta dal fatto che noi crediamo a colui che non ci inganna e non ci può ingannare. Dobbiamo però pazientare come l'agricoltore per vedere i frutti della fede, perché il mio giusto vivrà di fede. E allora noterete, dice il profeta Malachia, la differenza che passa tra chi crede e chi non crede. Questo avverrà nell'ultimo tempo. Avverrà anche, se vererà sino alla fine, costui sarà salvo. Oggi la fede viene attaccata, fratelli e sorelle. Viene attaccata in tanti modi, ma noi vogliamo resistere a tutti gli attacchi della fede e vogliamo liberarci da tutti i sette demoni che impediscono di credere. O beata Maria Maddalena, tu che fosti posseduta da sette demoni, tu fosti liberata da Gesù e fosti prescelta da Gesù a dimorare dentro il suo cuore come la prediletta tra le donne. Tu che eri stato posseduto da sette demoni perché avevi creduto a colui che aveva davanti a te, ti eri prostrato ai suoi piedi ed egli ti aveva liberato dai sette demoni e ti prescelse come prima messaggera della realizzazione del progetto divino, come messaggera della risurrezione. Beata te, Maria Maddalena, liberata da sette demoni, amica di Cristo, prescelta da Cristo come annunziatrice della risurrezione, come annunziatrice della vita nuova. E beati noi, fratelli e sorelle, se crediamo, beati noi, beati colui che avrà creduto, perché si riempirà in lui tutto ciò che Dio ha promesso. Ma andiamo al Vangelo. Maria di Magdala, la peccatrice da cui erano usciti sette demoni, cioè i sette vizi capitali, perché i demoni inducono l'uomo nel peccato, lo fissano nel peccato, e chi è superbo, chi è lussurioso, chi è iroso, chi è odioso, chi è attaccato al denaro, avaro,
che Pirro, nel compiere le opere del Signore, costui è esposto all'influsso del maligno, costui può essere il campo dei sette demoni di cui era campo Maria Maddalena. Maria Maddalena, appunto liberata, sta accanto a Gesù, fedelissima, e adesso annunzia a tutti che Cristo è risorto, ma non tutti credono. È mandata da Dio ai discepoli. I discepoli credono e non credono. Vanno Pietro e Giovanni, constatano che Gesù è risorto, annunziano agli altri discepoli, agli altri compagni che Cristo è risorto, e questi non credono. Quante manifestazioni di Gesù, eppure quelli che non vedono non credono. Dopo di ciò apparve a due di loro mentre andavano in campagna, cioè Emmaus. Ritornano, annunciano e non credono. Poi apparve agli undici messi insieme, e si credono, ma gli altri non credono al racconto, non credono. Finalmente Gesù chiama tutti nel grande pranzo di addio, prima di ascendere in cielo. E qual è il commiato di Gesù? Un solenne rimprovero, perché non avevano creduto. Questo rimprovero è rivolto a noi. Noi stentiamo a credere. Ebbene, questa mattina noi vogliamo fare questo a proposito. Vogliamo credere e vogliamo dire: Signore, noi crediamo in Te. Tu sei il Salvatore del mondo. Amen. Ama la nostra fede. Io vorrei che proprio in questo momento noi recitassimo il credo, per ribadire che crediamo alla parola del Signore. Credo in un solo Dio, fratelli carissimi.
Dobbiamo pregare adesso il Signore perché aumenti la nostra fede. Perché tanti sono gli attacchi che ci vengono dal mondo circostante. E vogliamo così in questa preghiera universale chiedere di essere uomini di fede come Abramo, come Maria, come i grandi santi. Oggi il Signore ci chiede la fede. Vuoi tu credere? E quell'uomo disse: sì, Signore, io credo. E allora si è fatto secondo la tua fede. O Signore, oggi siamo tentati nella fede. Queste stragi minano la nostra fede, ma proprio così, tu attraverso questi eventi vuoi rafforzare la nostra fede. Questo Dio che permette tutte queste stragi è un Dio provvidente, un Dio che ama l'umanità, un Dio che accetta il sacrificio degli innocenti per i molti peccati che gravano nel mondo, un Dio che anche nelle cosiddette disgrazie temporali produce dei beni spirituali. Quanta fioritura proprio in mezzo alla strage, quanta fioritura di carità, di solidarietà umana. Questi uomini che si precipitano per aiutare i propri fratelli offrono uno spettacolo meraviglioso al cielo e alla terra. I valori sopiti emergono, la carità, la solidarietà, il rispetto per i fratelli che soffrono, questa corsa a venire incontro a quelli che soffrono, tanti soccorsi che si precipitano là dove arde la guerra. Tutto questo è spettacolo positivo, bello, che risvegli i valori dello spirito quando crollano i valori umani, i valori materiali. Questa gente che è sradicata dal possesso della terra, dalla propria casa, ritrova la carità. Tanta gente che si conosce nel dolore, sodalizza nel dolore, e l'umanità che si diffonde nel dolore, un'umanità nuova che nasce dalla sofferenza, sono valori positivi che soltanto non vediamo. Noi ci rivolgiamo verso Dio come se fosse crudele. Se Dio esiste, perché permette tutte queste cose? Se Dio è buono, perché permette tutte queste cose? Ma qui è Dio buono, Dio è potente, perché sa trarre dalla miseria umana, dal peccato degli uomini il bene. Noi crediamo una grande fioritura. Soffriamo, in un futuro noi godremo, e soltanto Dio può misurare il bene che si sta operando oggi nel mondo delle stragi. È un seme che viene sparso nell'umanità, e noi crediamo come l'agricoltore quando si priva del seme, che quel seme sparso, quel seme che è tratto, sottratto al suo cibo perché viene affidato alla terra, quel seme che viene buttato nelle lacrime, come dice il Salmo, quel seme darà i suoi frutti. Noi crediamo nell'onnipotenza di Dio, che può fare sorgere delle pietre
i figli di Adamo, dal dolore nasce la vita, dalla strage nasce il futuro, questo appartiene alla potenza di Dio, e noi dobbiamo credere alla potenza del Signore, non dobbiamo mai dubitare della bontà di Dio. Chiediamo al Signore di sapere vedere oltre le cose, di andare sempre oltre e vedere Dio. E predichiamo questo Dio, buono e misericordioso a tutte le creature. Come bello il Vangelo. Andate, predicate. A chi? Ad ogni creatura. Predicare il Vangelo ad ogni creatura, anche all'uomo lontano, ma anche alle altre cose, perché tutto l'universo, tutta la creazione attende la redenzione. Gesù muore, egli che è il centro di tutta la creazione, delle cose visibili e invisibili, delle cose animate e non animate. Egli chi sta al centro come creatore e al centro come redentore. E tutta la creazione attende. Che cosa? La redenzione che si è realizzata in noi, ma deve realizzarsi in tutto l'universo e comprende tutto l'universo, animato e non animato. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Dobbiamo predicare il Vangelo a tutti gli uomini, ma anche al mondo non animato. Cristo è morto per rinnovare l'universo, che il nostro sguardo vada oltre e che la nostra bocca si apra all'annunzio di Cristo, luce del mondo, vita del mondo, rinnovazione e restaurazione di questo mondo perduto a causa del peccato di Adamo. Benediciamo il Signore e con questo sguardo di fede chiediamo al Signore di credere in Lui, di credere alla Sua bontà, alla Sua misericordia, di credere che Lui è Dio e che nelle Sue mani è la sorte del mondo. Amen. Vogliamo invocarti, o Spirito Santo. Vieni in mezzo a noi, perché possiamo accogliere la parola che adesso è stata annunziata a tutti noi. Vieni, o Spirito di Dio, perché non con le nostre forze, non con l'esercito, né con la potenza, ma solo per il tuo, la tua forza, noi possiamo credere. Allora vieni, perché tutti noi qui, nessuno escluso, ha fiducia solo nelle sue forze, ha fiducia soltanto in ciò che può fare lui, ma non nella forza della tua parola. Allora vieni, perché quelli che qui in mezzo a noi sono ancora come coloro i quali ancora non si sono svegliati, ancora sono dormienti, Signore, intervieni questa mattina per tutti noi, perché tu hai detto a Pietro: getta le reti sulla mia parola, però, no? Sulla mia parola, e raccoglierai. E allora noi vogliamo gettare le reti sulla tua parola, Signore, e raccoglieremo tutto il mondo, quei 153 pesci. E allora vieni, Signore Gesù. E perché noi questa mattina vogliamo riconoscerti come Giovanni, è il Signore in mezzo a noi, è vivo, è vero, è risorto,
Noi ti invochiamo, Spirito Santo, perché questa assemblea, questa mattina, diventi l'assemblea della lode, l'assemblea dei salvati. Vieni, Spirito di Dio, noi ti invochiamo, scendi su di noi. Spirito del Dio vivente, accresci noi la fede, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci noi la fede, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Con te d'acqua viva purifica i cuori, sole della vita, ravviva. Om Nuyenti Aname Ruhi Manta Tuyo Reni Noyo Alvame Ilani Moshen Korovi Olami Anoyo Vuoli di montino cotino, di ascide tanto lino. Iri di antere mantaiera la nascio rototò, di dimirele rentina, arini montide, iara mi nascere. Se tu crederai con il cuore e confesserai con la bocca che Gesù è il Signore, sarai salvo, perché sta scritto, colui che confessa il nome di Dio sarà salvo. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. E ancora a questo testo di Abacuc si aggiunge il testo di Malachia 3, dove è detto: voi allora vi convertirete e vedrete la differenza che passa tra il giusto e l'empio, tra chi serve Dio e crede Lui e chi non lo serve e non crede. Un giorno vedremo la differenza che passa tra chi crede e non crede, tra chi serve Dio e non lo serve. Ma per il momento noi vogliamo credere a Dio e servirlo nella purità della fede. Gesù ha
apri il tuo costato e fa uscire dal tuo costato l'acqua del tuo Santo Spirito, perché noi siamo lavati negli occhi per vedere, nelle orecchie per udire, nella bocca per confessare la fede. Amen. Amen. Loredana, Giuseppina, Michele, Angelo, Ignazia, Giuseppe, Giusi, Pina, Giovanni, Irene, Maria Letizia, Antonello, Alfredo, Angelo, Rossanna, Giuseppina, Toni, Anna Maria, Ignazio, Salvatore, Marilanda e Andrea con tutta la sua famiglia. Signore, per tutti questi nostri fratelli e per ciascuno di noi, noi ti chiediamo di essere liberati, noi ti chiediamo di essere visitati dal tuo amore, noi ti chiediamo, Signore, perdono per tutti i nostri peccati e ti diciamo grazie, Signore, perché tu sei vicino a noi. Lode e gloria a te, o Signore Gesù. Vieni a depositare la testimonianza. Io mi chiamo Cettina, faccio parte non sempre attiva del gruppo di Bagheria perché avendo 4 figli e una mamma invalida da seguire, non sempre posso partecipare ai gruppi di preghiera. Avendo 4 figli sono una vita molto movimentata, scuola, catechismo, palestra, tutto quello che concerne la vita dei figli. Mesi fa mi sono decisa a fare dei controlli, ho fatto una mammografia e dopo qualche settimana mi dissero di dover fare altri esami, tra cui anche un'ecografia. Mi dissero che c'erano dei noduli. Sono caduta nella disperazione. La mia quaresima è cominciata 6 mesi fa e non nel periodo della quaresima vera e propria. Un giorno gli dissi: Gesù, non posso offrirti più niente, solo la mia disperazione, accettala come preghiera. Il 23 marzo ho rifatto la mammografia. Ero stranamente calma. Dopo un paio di giorni arrivò l'esito. La dottoressa ha detto solo questo: scientificamente non posso capire quello che è successo. Ha messo le mammografie di settembre e quelle del mese di marzo a confronto. La mammografia è pulita. Visto che voi credete, perché lei è molto scettica, dovete prendere testimonianza e grazie a Gesù, cosa che io ho fatto. E che veramente continua a stare. Adesso non c'è più niente, la mammografia è pulita, addirittura pensavano che non era stata refertata. Ringrazio Gesù, lo loderò sempre, ora e sempre, lode Gesù. E adesso procediamo oltre, offriamo al Signore noi stessi. Noi abbiamo bisogno di guarigione, noi siamo i malati nello spirito, oltre che malati nel corpo. E le vere testimonianze che io vorrei ascoltare sono le testimonianze di guarigione interiore. Le guarigioni esteriori sì, possono essere elemento di testimonianza perché introducono a una conversione, a un cambiamento di vita, però la vera testimonianza è la lode a Dio.
perché per questo intervento che ha prodotto nel mio corpo o nei miei familiari mi ha richiamato a una vita nuova, mi ha aperto gli occhi, ossia la testimonianza vera è un inno a Dio, perché mi ha convertito. Si è servito della malattia, si è servito di questo, si è servito di quest'altra occasione, ma l'oggetto della mia lode è la mia conversione a Lui, il mio ritorno a Lui, la mia fede in Lui. Ecco il senso della testimonianza. Chiediamo allora al Signore di poter essere tutti questa mattina dei testimoni, ma chiediamo al Signore di poter testimoniare la nostra conversione, l'accestimento della parola di Dio dentro i nostri cuori, l'aumento della fede e il cambiamento della vita. Sì, o Signore, ti chiediamo questa guarigione, la guarigione nostra, la guarigione della fede. Ti chiediamo anche la guarigione dei corpi, perché possa servire a convertirci nella fede, perché a te importa la conversione che dura per la vita eterna. Ti chiediamo adesso, Signore, grazie per tutti i nostri fratelli che aspettano questa preghiera. Ti preghiamo per il capo dello Stato, Oscar, fratello nella fede, perché abbia la tua luce per governare quest'Italia che va verso la miscredenza. Ti chiediamo luce per il governo, perché per l'interesse del popolo operi bene, perché abbia dal Signore tutte quelle sollecitazioni di rettitudine nell'operare e sia sorretto dalla tua grazia e dalla tua luce nelle decisioni che prenderà. Ti preghiamo, Signore, per il capo della regione siciliana, per il capo del comune, il nostro fratello Leo Luca, fratello nella fede, perché si è illuminato da te e perché sappia tutelare la fede nei cittadini, perché sappia chiudere le porte al male che si presenta sotto forme di scienza, di conoscenza, di novità, di cultura, perché sappia chiudere le porte a tutte le dottrine erronee e a tutti i costumi perversi, perché il vero bene dei cittadini è il bene dello spirito, perché non si vive soltanto per qua giù, ma per lassù, e perché noi siamo un mondo di cristiani, non un mondo pagano. Ti chiediamo, Signore, la grazia per i giudici, perché siano sì giusti, ma non severi, siano aperta la misericordia, siano lungimiranti, tutelano la giustizia, ricercano la verità, ma non chiudono le porte alla verità quando questa verità può essere un peso per loro. Non chiudono la porta alle prove per scagionare i cittadini dagli attacchi che un mondo corrotto può
portare contro di loro. Signore, ti preghiamo per i giudici, perché siano nella verità e nell'amore, verità e amore, che debbono regolare la vita di ogni uomo, siano date in abbondanza ai giudici della terra, perché essi amministrano la pubblica giustizia e sono tuoi ministri. Ti chiediamo, Signore, misericordia per i carcerati. Tu abiti nei carceri. Signore, nelle carceri ci sei tu e cammini, che opere meraviglie, che parli ai carcerati, nostri fratelli, tu che ti identifichi nel carcerato. Fa che esse non sentano il peso della crudeltà umana, il peso della ingiustizia umana. Fa che anch'essi preghino, si convertano e, penando nelle carceri, offrono la loro pena per la salvezza di coloro che sono rei, che siamo rei e siamo pure delle mura delle carceri. Signore, se tutti dovessimo passare attraverso la tua giustizia, tutti andremmo carcerati, di più che meno. La giustizia umana è molto limitata, ma la tua giustizia, Signore, è quella vera. Signore, noi attendiamo non tanto giustizia, perché altrimenti tutti periremmo, ma attendiamo misericordia da te. E insegna tuo Signore, Padre del Cielo, la misericordia agli uomini, perché tu vuoi la misericordia e non il sacrificio, nel rispetto della verità e del bene comune. Ti chiediamo, Signore, di porre un limite al demone che domina questo mondo, il denaro. Il denaro fa scempio, è il grande mammone iniquitatis, che seduce anche i buoni. Di fronte al denaro, tanti buoni crollano. Signore, ti chiediamo che questo grande nemico, il tuo grande nemico, il denaro, mammona, l'interesse, che si avvale degli imbrogli, si avvale di tante e tante strade per sedurre gli uomini, questo interesse, questo denaro che ammale la gente, si è tenuto lontano. Non inganni gli uomini, non preclude la visione della ricchezza vera, che è quella dello Spirito, che non preclude agli uomini la via della vera salvezza, che è quella eterna. Ti chiediamo, Signore, di aprire gli occhi contro questo nemico che seduce tutti, buoni e cattivi, che toglie la vista a quelli che ce l'hanno. Ti chiediamo, Signore, il tuo intervento contro questo grande nemico che apre tutte le porte, eccetto le porte del cielo. Ti chiediamo, Signore, una guerra santa contro il denaro, che porta una sete immensa nel cuore dell'uomo, una sete che non si sazia mai. Fa, o Signore, che ci contentiamo di quello che è necessario alla vita e perseguiamo i valori dello Spirito, non i valori materiali. Signore, ti chiediamo che i poveri della terra siano aiutati da te in questo momento. Fa che siano confortati i deboli, rafforzati i vacillanti, aiutati quelli che sono in pericolo. Ti chiediamo, Signore, di venire incontro alle mamme,
ai papà che sono in difficoltà, ai figli che sono divisi dai loro genitori e sono così martoriati nel cuore. Ti chiediamo pietà, i separati, ma per i figli dei separati che sono arsi nella capacità di amare, non potranno più amare. Signore mio Dio, fa che si sviluppi in noi l'amore per tutti quelli i quali sono privati dai loro genitori. E fa, o Signore, che l'egoismo umano non prevalga sulla grazia tua e ciò che tu hai unito, la volontà perversa dell'uomo, la libidine dell'uomo, non separi. Signore, ti chiediamo perdono per tutti i separati. Ti chiediamo perdono per il sangue sparso, per tutti gli aborti che si moltiplicano, aborti clandestini e aborti legalizzati. Ti chiediamo perdono per tutti questi innocenti recisi proprio nel germinare della propria vita e gridare vendetta da cospetto tuo. E fa, o Signore, che non ci lamentiamo delle guerre e delle stragi che operano gli altri, ma ci lamentiamo delle stragi che operano le nostre mani insanguinate. Signore, impedisci che tanto sangue innocente venga sparso. Signore, riporta la fede sulla terra, la fede nella tua provvidenza. Riporta la giustizia sulla terra, la giustizia che si è allontanata dagli uomini, e allora la pace scenderà in questo mondo. Amen.